Ecco fatto. Cosa ne pensa, dottor Rob? È stupendo, dottoressa Ellie. Sembra proprio pelle di serpente. Incredibile che sia solo una vernice. È la magia dei nostri effetti speciali. Sanno ricreare materiali, colori, superfici della natura, dal ghiaccio alla seta. Ora vi spieghiamo come. Ogni effetto speciale può essere ottenuto utilizzando come supporto MDF, carte isolate o le essenze legnose più comuni. Il supporto deve essere preparato carteggiando accuratamente con carta a grana 150. I residui della carteggiatura devono essere quindi eliminati con un getto d'aria compressa, per poi procedere all'applicazione dei prodotti vernicianti. Si raccomanda di agitare accuratamente i fondi e le finiture una volta miscelati con relativi induritori, catalizzatori o diluenti. L'essiccazione indicata è prevista a temperatura ambiente. Gli effetti Berlin, Dubai e Mumbai condividono molti degli ingredienti preparatori. Per tutte e tre occorre procurarsi il fondo poliuretanico bianco, i due induritori e il diluente. Ciò che cambia è la finitura. Per l'effetto Berlino occorre la finitura acrilica alluminio, per l'effetto Dubai oro la finitura acrilica oro e infine per l'effetto Mumbai argento la finitura acrilica argento. Per tutti e tre gli effetti, miscelate il fondo bianco con l'induritore per fondo poliuretanico e il diluente in rapporto 100 a 40 a 30. Applicate due mani da 130 grammi a metro quadro del preparato in maniera uniforme con un intervallo di minimo 2 ore e massimo 4 ore. Fate essiccare per circa 12 ore, quindi carteggiate con carta a grana 320. Attendete 12 ore prima di procedere alla sovrapplicazione, che a seconda dell'effetto sarà finitura acrilica alluminio, finitura acrilica oro o finitura acrilica argento, sempre miscelate con induritore per finitura acrilica e diluente in rapporto 100 a 10 a 40. L'applicazione deve essere uniforme e la grammatura di circa 100 grammi a metro quadro. L'essiccazione completa avviene dopo 8 ore. Ora tocca a voi sperimentare i nostri effetti speciali. E se avete dei dubbi, visitate la nostra pagina Facebook Milesi o collegatevi a www.milesi.com. Alla prossima!